Buongiorno amici, sono il vostro Gioflu Biker. Quest'oggi andiamo a fare un video per quanto riguarda la recensione del casco, il nuovo casco della Shark. Prima andiamo a fare il rifornimento perché siamo quasi a secco, siamo in riserva sparata e andremo da qualche parte, zona mare, visto che la giornata è stupenda, ci sono 12 gradi, un pochettino fresca, però sono le 9:28 del mattino. Penso che come location l'intenzione è di scendere verso la strada per Algherobosa e trovare un posto idoneo col sole. Adesso niente, facciamo il rifornimento e poi ci mettiamo in viaggio. Ed ecco che siamo arrivati alla spiaggia della Speranza, vediamo di trovare un angolino dove poter fare le riprese e la recensione del casco. Facciamo una bella recensione per quanto riguarda questo bellissimo casco della Shark. Come potete vedere il modello Spartan Carbon Silicium, personalizzato con la scritta Gioflu. Il casco si presenta molto bene, è molto leggero, pesa 1290 grammi, è in fibra di carbonio come potete vedere e la colorazione è tutta in fibra di carbonio, a parte queste strisce rosse che si abbinano molto bene alla mia Ducati. Calza molto bene, la misura è una M, quindi rimane abbastanza aderente alla testa, ha la sua visierina
trasparente classica e la visirina interna scura per il sole. Devo dire che è molto protettiva, ha una buona resistenza alla luce e si aziona praticamente con questa levetina dalla parte di sopra. Quindi per poterla azionare e inserire si tira avanti e indietro la levetina. Una presa d'aria sulla parte superiore che si aziona in questo modo. Ne ha un'altra qui sulla mentoniera che serve anche per disappannare l'interno della visiera trasparente del casco, che aderisce molto bene perché c'è una gomma qui tutto intorno al bordo. È dotata anche di attacco pin look e il casco, praticamente la casa, la Shark, vi fornisce direttamente la pin look in dotazione. Presenta questa parte in tessuto e gomma che protegge la parte del naso, e poi per quanto riguarda il sottogola, qui adesso vedete che c'è il mio microfonino, la presa del microfono che esce, è fornito di questo sistema che si allunga e fornisce praticamente, evita che l'aria sotto la gola vi penetri all'interno del casco. Molto comodo perché quando volete la mettete, quando invece dopo avete caldo la potete togliere tranquillamente. L'imbottitura al suo interno è molto spessa. Infatti è molto calda, presumo che il periodo estivo sarà un po' difficile utilizzare questo casco. Comunque tutto l'interno è rimovibile, protegge molto bene il collo e quindi all'interno non avete possibilità di prendere molta aria. Col pin look la visiera ho visto che non si appanna, molto comoda, si alza e si abbassa molto facilmente. Ha solo sulla parte sinistra il bordino qui supplementare per poterla azionare, mentre sulla destra non c'è. Poteva essere comodo averlo su entrambi i lati, però vabbè, pazienza. Il casco viene fornito con degli adesivi catarifrangenti per quanto riguarda la comunità europea, e in alcuni paesi tipo la Francia è obbligatorio utilizzarli. Hanno gli adesivi che vengono posizionati sulla parte posteriore, sulla parte laterale e sulla parte frontale. Io ho messo solamente quello sulla parte posteriore perché comunque anche in Italia, anche se non è obbligatorio, è comunque comodo che gli altri da dietro ti vedano. Quindi vi dicevo, questo casco Shark Spartan Carbon Silicium, personalizzato Joflu come adesivo, ha queste colorazioni con le scritte Shark rosse molto belle che si intonano con la mia moto. Io ho attaccato nel casco questi specie di velcro sulla parte frontale e laterale per poter attaccare comunque la GoPro sulla mentoniera e l'adattatore del microfono sulla parte sinistra o destra in base a dove lo posiziono. La chiusura all'interno del casco è quella con gli anellini, quindi dovete far passare all'interno degli anelli la chiusura e rimane poi eventualmente attaccata, se vi dà fastidio, con questa clip. Vediamo se si riesce a vedere. Il gancio viene attaccato a questa clip in modo che non rimanga a penzoloni. Avrei preferito anche con le parti, praticamente questi alettoni posteriori e la parte in plastica superiore da dove si aziona sia la visiera scura che la presa d'aria, le avrei preferite di colore rosso perché si intonavano meglio con la mia moto. Comunque è leggerissimo, molto comodo e molto bello. Durante l'utilizzo non ho riscontrato problemi. Il prezzo si aggira intorno tra i 400 e i 450 euro a seconda del posto dove lo comprate. Quindi in sintesi il casco ve lo posso consigliare. Certo, per la differenza tra un casco modulare e un casco integrale, sì, il casco modulare lo puoi aprire quando vuoi, hai la possibilità di prendere un pochettino di aria e respirare, specialmente se giri in città, però per gli spostamenti fuori dal centro abitato sicuramente è più consigliato un casco integrale. Bene ragazzi, penso di aver fatto una piccola recensione del mio casco, nonostante il luogo che praticamente è stupendo, perché guardate che giornata che c'è oggi e che mare. Direi che adesso ritiriamo tutto quanto, riprendiamo la moto e iniziamo a rientrare verso casa.